Se mi segui da un po', avrai capito che molto spesso alla base di una crisi di coppia o di una rottura ci sono i comportamenti delle persone, i quali, se non sono in linea con le aspettative della partner, rischiano di portare a frequenti litigi, calo dell'attrazione e calo di una visione progettuale sul lungo termine. Insomma, le scendi o le scadi. Infatti, nelle relazioni lunghe, non si può parlare di un'incompatibilità così grave. Infatti, nel caso di una relazione lunga, è difficile che venga a mancare la chimica o la sintonia così dal nulla. Poiché se lei ha deciso di stare con te per diverso tempo, significa che ti ha conosciuto piuttosto bene. E come sappiamo, i sentimenti sono ovviamente veicolati dalle azioni. Non è che l'amore quando c'è, basta, esiste per sempre. Questo va continuamente foraggiato. E siccome l'altra persona ci giudica in base a come ci comportiamo, evidentemente questi vanno tenuti in grande considerazione. Le difficoltà di coppia, poi, possono portare a un disgiungimento momentaneo, come per esempio la classica pausa, che poi può portare a una rottura definitiva, o a un ricongiungimento molto più forte di prima, perché quando due persone attraversano la tempesta assieme, crescono, si rafforzano e imparano a gestire meglio le tempeste che arriveranno successivamente. John Gottman, ricercatore e docente presso l'Università del Wisconsin, ha enucleato alcuni comportamenti predittivi di una separazione o di un divorzio. Estrapolando quelli che lui chiama, citando gli annunciatori di morte e rovina biblici, i quattro cavalieri dell'Apocalisse. Della relazione, ovviamente. Vediamoli in un attimo e che cosa puoi imparare da questi. E soprattutto se ti rivedi in uno o più di essi, inquadrandoli come cause di rottura, magari. Il primo è la critica. È ovvio che ci siano dei comportamenti dell'altro che non ci piacciono. Nessuno è perfetto, voglio dire, anche l'incastro tra due persone perfettamente compatibili non è perfetto perché ognuno ha la sua vita, ha il suo percorso, le sue convinzioni. Il problema nella relazione è quello di venirsi incontro, vale a dire che molte persone non lo fanno e quindi nel momento in cui vedono un comportamento sbagliato dell'altro, generalizzano quel comportamento a qualità dell'altra persona. Facciamo un esempio. Sei egoista, pensi solo a te stessa. Perché magari lei è uscita giustamente con le sue amiche una sera che era libera, anche se magari prima aveva detto che avreste trascorso la serata assieme. Invece di generalizzare questa caratteristica a tutto il suo essere, cerchiamo di essere costruttivi nella critica. Quindi dicendo qualcosa del tipo: sai, mi sono sentito un po' trascurato perché avrei avuto piacere a trascorrere la serata con te. Molto spesso, infatti, quello che mi viene detto è: Marco, ma le nostre liti erano per cose futili. Certo, cose futili amplificate da una comunicazione sbagliata, che quindi da un fiammifero ha fatto uscire un rogo forestale. La critica è distruttiva perché generalizza, quindi non usare mai termini come sempre e mai. Il secondo cavaliere è il disprezzo. Il disprezzo si manifesta spesso come una forma di sarcasmo. Per esempio, l'altra persona magari ha una difficoltà e tu la minimizzi. La ironizzi dicendo stupidaggini del tipo: oh, poverino, e come farà mai adesso? Oh, guarda, i problemi li ha solo lei, eh? Il tutto porta l'altra persona a considerarsi inadeguata, inetta. E poi non ti lamentare, ovviamente, se lei va a ricercare delle attenzioni più rincuoranti e costruttive altrove. Inoltre, è stato studiato che il disprezzo, soprattutto se prolungato nel tempo, e quindi manifestato come una scarsa considerazione dell'altro, una minimizzazione dei suoi problemi, delle difficoltà, porta a un peggioramento del sistema immunitario della persona, che è quindi più soggetta a malattie di varia natura. Ma può anche manifestarsi sotto forma di semplice linguaggio del corpo, come per esempio smorfie, occhi all'indietro. Non una cosa bellissima da ricevere. Per contro, invece, se tu sei stato colui che ha ricevuto disprezzo, un altro cavaliere è l'atteggiamento difensivo, cioè colui che tende ad evitare il conflitto, colui che si veste coi panni della vittima e che non fa altro che aumentare il disprezzo dell'altra persona. Questo può succedere nel caso in cui tu abbia perso dominanza, leadership, e quindi lei ti critichi sempre per svariate cose. In questo caso, evitare il conflitto e non affrontarlo, anzi dicendole: ma mi tratti sempre male, perché mi tratti così? Fa abbassare ancora di più il tuo valore percepito.
E quindi in questo caso è meglio reagire, ovviamente in maniera costruttiva, però senza nascondere la polvere sotto al tappeto, perché questa si accumula. E l'ultimo è l'ostruzionismo. Con ostruzionismo intendiamo quell'atteggiamento proprio di silenzio, di totale chiusura. Assomiglia in parte all'atteggiamento difensivo, ma in realtà ne è una conseguenza. Vale a dire che dopo magari un conflitto molto forte che avete avuto, magari tu decidi di chiuderti nel tuo silenzio, non considerando più la partner, come se fosse una sorta di silenzio punitivo. Così facendo non si va a risolvere la cosa, che anzi, rielaborata nella mente, se non appunto affrontata, assume ancora più peso e rilevanza, e i panni sporchi si accumulano. Infatti, molto spesso, quando arriva il momento della rottura, di questi cavalieri ce ne sono stati parecchi. E quindi non è stata l'ultima discussione a determinare la rottura. Quella è stata la pagliuzza che ha spezzato la schiena del cammello. Come poi si dice in fisica nell'effetto soglia. Imparare a disinnescare la bomba finché si è in tempo è fondamentale. E so che adesso magari ti può servire poco, ma in realtà è importantissimo per quando ti reinterfaccerai a lei o a un'altra persona. Come dicevo poi nel video dell'ex arrabbiata, se in quel momento non si può evitare il conflitto, è molto meglio rimandarlo, ma non alle calende greche, ad un momento nel quale ambedue avete sbollito e quindi ci può essere una comunicazione partecipe e attiva, invece che critica e distruttiva. Tutto ciò ti potrà essere molto utile anche in fase di ricontatto. Infatti abbiamo sempre detto che lasciarsi prendere dalle proprie emozioni durante questa fase spesso porta a errori definitivi che danno la mazzata finale alla relazione, che magari sarebbe ancora recuperabile. Posso immaginare che magari ricevere un feedback negativo da lei quando tu avresti le intenzioni migliori del mondo non è assolutamente il massimo della vita, ma imparare a non farsi impossessare da uno dei cavalieri dell'Apocalisse è certamente una grande freccia al tuo arco. L'ultima cosa interessante che dice Gottman a riguardo è che secondo lui per un'interazione negativa che c'è, ce ne debbano essere almeno 5 positive. Se questa proporzione non viene rispettata, la probabilità che la coppia si rompa o non si ricostruisca è veramente molto alta. E la vostra relazione quanti cavalieri aveva incontrato? Se vuoi scrivilo qua sotto.